Salí, genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió. Dale, vamos, salí. Who wishes my command? Eccoci che siamo di nuovo, ecco, in diretta qui a Radio Barza Italia su Radio Roma Futura.it. Allora, abbiamo il trio Los Panchos. Abbiamo il trio Los Panchos, cioè abbiamo in collegamento da Barcellona Joaquín Canals. Ciao Joaquín. Ciao Joaquín. Buonasera a tutti, specialmente a Alberto Polinori, Massimo, i miei compagni Sergio e Pera, il grande Pera di Milano, ok? Allora, grande Sergio. Esattamente, passiamo subito a Milano, il presidente della Vegna Lombarda, Pietro Locatelli. Ciao Pietro. Ciao a tutti. E poi andiamo alla foresta. Andiamo in Svizzera, al Canton Ticino, Sergio Leonetti della Vegna Ticino. Ciao a tutti, ciao Max. Ciao Joaquín. Ciao Sergio. E ciao Alberto, naturalmente. Ciao Sergio. Allora. Il rosso rosarino. Olè, ieri Leo ha fatto una grande rosarinata. Ieri Leo ha fatto questa grande punizione che Joaquín ha immortalato perfettamente dalla sua sedia al campanile. Non esattamente perfettamente, perché ho schierato una piccola parte di un piccolo angolo della camera che non è stato veramente prezioso per fare tutto il video, per fare tutto il video esattamente correttamente, però sì, almeno sì, ha avuto un grande successo visto oggi che c'erano tantissimi likes e cuori su internet. Questo fa piacere evidentemente, perché io non ho fatto niente, semplicemente ho fatto una registrazione di un calcio di punizione che non è il merito mio, io non ho fatto niente speciale, ma è evidente, però mi piace che tutta la gente gli piaccia questi video che facciamo, perché ogni volta che c'è un calcio di punizione al bordo dell'area di rigore, c'è un 50% di possibilità che la palla entra dentro la porteria. Evidentemente a noi piace tantissimo come QDS vedere queste cose, e a me anche piace che questi video che io metto su internet, su Facebook, sull'altra rete sociale, abbia tantissimi likes e tantissimi cuori, che io non so raccontare quanti ci sono, perché tanti gruppi si può sumare, tanti gruppi di tanti posti diversi che ci sono su internet, fare la somma di tutti i likes, non lo so, 500, 600, 700, non lo so quante likes ha avuto questo video, ok? Gli hanno mandato a Coutinho su quello e ha detto: Messi è imprevedibile. Ha risposto. Quindi ha detto: e Leo è imprevedibile. Eh sì. Allora Joaquín, senti, ieri tutti ci aspettavamo che l'orario fosse complicato, lo è stato, perché sì. Abbiamo sentito Marco Ornette prima che non era potuto andare allo stadio per via dell'orario, eppure c'erano 75.000 circa spettatori. Io pensavo che c'era molto, e noi pensavamo qui che molti meno sarebbero andati, meno della metà pensavo. Tu che eri lì, come hai visto la gente, come è stata la risposta dei soci del Barça? Vabbè, anzitutto devo dire che all'inizio della partita, quando io sono arrivato allo stadio, voi sapete che la mia abitudine personale è arrivare abbastanza prima, quando sono arrivato allo stadio c'erano abbastanza poca gente, questo era evidente perché era una partita alle 6 alla fine pomeriggio, una partita di un giorno lavorabile, un giorno di lavoro. Giorno di settimana. Normale che questo un giorno di lavoro sia molto difficile, perché qua a Barcellona i negozi chiudono alle 20 ore e di solito il lavoro di officina nel resto d'Europa finisce alle 3 del pomeriggio, qui finisce di solito alle 5, alle 6, alle 7 il lavoro d'ufficio. Sì, l'ora d'ufficio, il lavoro in ufficio, assicurazione, banche, così, tutte queste cose, è normale, la gente finisce il suo lavoro e verso le 5, le 6, le 7 a volte ogni giorno.
questo faceva che era molto, faceva molto difficile, molto impegnativo arrivare presto all'estadio, perché l'estadio, come voi sapete, non è nel centro della città, è un po' allontanato del centro, e poi la gente deve arrivare, deve parcheggiare, deve, non lo so, deve prendere una birretta, deve fare qualche cosa, e è difficile per loro arrivare puntuale a questa partita. Si è visto a mezza parte, a mezzo tempo, che c'erano per i videomarcatori che c'erano 73.000 persone, e io ancora direi che durante la seconda parte, che erano le 20 ore alla seconda parte, e durante la seconda parte c'era ancora, è arrivata più gente, pertanto il risultato finale sarebbe circa 76-77.000 persone per una partita contro il PSV Eindhoven, che non è una squadra che sia molto forte in Europa. Per lo tanto, comunque, io direi che il risultato è abbastanza ottimo. Io direi che è abbastanza ottimo, perché veramente io non aspettavo che una partita contro il PSV Eindhoven a settembre fosse di 75.000 persone. Sinceramente, io non lo aspettavo. Un'altra cosa da dire, in un altro senso, in un altro discorso, è che tutte le autorità, che questo lo stavo dicendo a volte, l'ho detto inoltre nel mio proprio muro di Facebook, di dire che l'autorità, tanto UEFA come FIFA, come LFP, come tanti altri, stanno facendo un brutto lavoro per il sostenimento di questo sport, perché io penso che evidentemente questo non mettere una partita di calcio di Champions, metterla alle 6:55 del pomeriggio è uguale, mettere una partita a questo orario, non capisce la gente, non capisce nella UEFA, nella FIFA, negli altri stamenti europei, non capiscono come si lavora qua, come si fanno quale cose, tutti gli orari del lavoro, l'orari scolare, l'orari dell'università, l'orario di tutto, non lo capiscono bene, perché mettere una partita a questo orario è veramente schifoso. Joaquín, io penso che non è che non capiscono, io penso che è affari perché lo vogliono far vedere in Cina, ad esempio, che in Cina già è tardi, che le partite della Champions normali, no, che sono alle 9, quell'ora già in Cina che ora è? E allora perciò sì. Penso che no però non è un orario che va in Cina, no perché le 7 a Cina sono le 8 ore in più, 7 più 8 sono le in piena notte, sono le 2 della mattina, allora non è quello, no non è questo il discorso. Dimmi Sergio, vai Sergio. La televisione riesce a far vedere più partite. Bravo, bravissimo. La televisione fa vedere più partite. Sì, perché fa vedere prima le partite quelle e poi fa vedere altre, esatto. Esatto. Ieri sicuro noi abbiamo guardato prima il Barcellona, perché io me la sono guardata, dopodiché mi sono guardato il Bravo Sergio. Liverpool Paris Saint-Germain. Io ho visto pure Liverpool Paris Saint-Germain, sì. Io invece penso che tutto questo è una manca enorme di rispetto a tutti quelli che abbiamo sostenuto questo sport da molti anni fa, e che siamo in realtà siamo quelli che mettiamo i soldi, che mettiamo i soldi per i biglietti, che mettiamo i soldi per gli abbonamenti, che mettiamo i soldi per i viaggi all'estero, che mettiamo i soldi per il pay per view, che mettiamo i soldi per il merchandising, tutto questo grande negozio, questo grande circo, si sostiene da noi. Su questo che dice Joachim, sì, sono pienamente d'accordo. Adesso il calcio moderno è vendere la maglietta e vendere la partita in televisione, perché quando io ieri sera ho schiacciato il bottone per acquistare la partita, perché in Svizzera poi acquista la partita, la società automaticamente, il Barcellona, chi per essi, ma il complesso, diciamo, ha incassato dei soldi. Che è stato dei soldi da distribuire alle varie società. Per questo la FIFA, più che la FIFA, la UEFA per la Champions, riesce a pagare sempre di più di premi facendo queste cose qua. Logicamente crea disagio ai tifosi, perché ovviamente perché tu, nel tuo caso Joachim, tu sei in difficoltà, perché giocare alle 7 di sera cosa succede?
tu magari di uscire un'ora prima dal lavoro e tutto. Certo, per gente come me, Massimiliano, è tutto sapere che giocano alle 7 di sera, magari può essere un guadagno, perché puoi prendere l'aereo magari prima, tutto in giornata, tutto in giornata. Che dopo però ci peggiora la situazione durante il campionato di Liga. Perché durante il campionato di Liga? Perché le giornate tu le sai un mese prima circa. Esempio, io verrò giù contro il Villarreal, io dovrò fare sabato, domenica, lunedì. Perché non sai quando gioca. Sabato, domenica o domenica, lunedì, hai capito quello che intendo? Sai, vabbè, comunque la questione è che vedi più partite, quindi poi alla fine questi vendono la televisione più partite. Esattamente, poi il discorso Champions è questo. Vabbè, diciamo e che però soldi... vai. E questo soldi Massimo doveva parare alla fine, perché doveva finire, penso che pagare ai calciatori più di tutto. Esattamente alla fine siamo, e invece Messi invece di guadagnare 40 milioni all'anno guadagnerà 50 per questo, per tutto questo che stiamo facendo. Mi piace, sì io penso di sì che sarebbe bello, però non ci sono una regolazione molto specifica della UEFA, della FIFA, di dire ascolta, tutti questi soldi che si guadagna per fare partite di più deve ritornare, non lo so, un'applicazione sociale, un'applicazione per la gente, per il tifoso, per il che io penso che deveria essere così, non lo so, questa è la mia opinione, la mia umile opinione. Dovrebbe essere così, ma purtroppo non lo è. Sì, questi soldi, perché se tu guardi, è una cifra molto specifica del tutto il preventivo del Barcellona, tutto il fatturato, dove c'è tutti i soldi che il Barcellona spende. Negli anni 90 il Barcellona spendeva approssimativamente un 60% di tutto il fatturato, lo spendeva in stipendi dei giocatori. Adesso sai qual è questa cifra? Dal 60 è passata al 84%. Questo praticamente è dire, è una società di servizi, è una società che il 84% del suo stipendio, della spesa che fa questa società, il soldi che spende questa società, il 84% va a pagare nomina, a pagare stipendio. Non lo so se a lungo termine sarà molto molto rendibile, perché penso che qualcosa si sbaglia. Questo fa che invece Messi guadagni 40, che si devono pagare 80, quantità realmente enorme di soldi, è una macchina di fare soldi impressionante, e invece a noi che siamo quelli che mettiamo i soldi, che questi soldi dove esce questi soldi per pagare tutto questo impegno, tutto questo grande circo che io dicevo prima, tutto questo soldi dipende da noi, esce da noi, biglietti, abbonamenti, piaggi, sciarpe, tutto compreso, tutti questi soldi, alla fine il prodotto dove esce in questa vabbè, senti Joaquin, per il calciatore. A Bartomeu, quando l'hanno intervistato, ha detto avete presentato incassi per 954 milioni. E ha detto, ora puntiamo al miliardo, che era l'obiettivo per il 2021. Le dice il giornalista, il club è una industria, ma si deve confrontare con un'anima politica che altri non hanno. E dice Bartomeu, è sempre stato così. È vero che la situazione politica ora si è radicalizzata, però noi lo viviamo con grande tranquillità. Esattamente. Allora, Sergio... Torna a calcio, sì. calcio giocato. Sì. Mi dici un po', insomma, quello che hai provato quando hai visto il centrocampo di Valverde alla Noeta sabato. Eri d'accordo oppure ti ha un po' deluso Valverde? Allora, io sono sempre uno di quelli che si fida dell'allenatore e di quello che fa. È lui che vede i giocatori tutta la settimana, è lui che li vede, che vede come stanno di qua di là. Forse l'unico dubbio che avrei, più che questo,